Si è svolto dal 5 al 7 luglio scorso il weekend dei bambini nel lungomare Cristoforo Colombo, Viale Carducci e Piazza dell'Unificazione a Marotta, dove artisti, società sportive, scuole, associazioni e ludoteca comunale si sono alternati a spettacoli di animazione. L'evento, giunto alla quarta edizione, si è aperto con il musical Il libro della giungla, Il villaggio di Mowgli, spettacolo svolto nel Molo Arena dedicato alle famiglie all'insegna del divertimento. Un evento particolare e unico nel suo genere, a cui hanno partecipato diverse famiglie del territorio, e adesso arriviamo qua alla notte dei bambini. Una notte a cui teniamo davvero tanto, c'è tanta partecipazione ogni anno e l'impegno dell'amministrazione comunale e delle associazioni del territorio è davvero un impegno grande. Musica, mercatini, solidarietà, ma anche sport poi hanno animato le altre due giornate. Tante sono state le società sportive del territorio che hanno aderito lungo il percorso della festa per offrire ai presenti delle dimostrazioni delle discipline. Ci sono parecchie associazioni che partecipano, dal calcio a 5, alla pallavolo, al taekwondo, al kickboxing, alle bocce, chi più ne ha più ne metta, sia per passare un weekend all'insegna dello sport, sia per far provare a questi ragazzi le diverse discipline sportive. Quest'anno il ricavato dei mercatini curato dai bambini delle scuole sarà donato al progetto Insuperabili dell'associazione Marotta Calcio, nato con l'intento di utilizzare lo sport come strumento di integrazione dei ragazzi disabili. Questo è un progetto importante, ambizioso, che lo vorremmo estendere in futuro anche alle altre società e anche soprattutto alle altre associazioni sportive, perché non è detto che debba essere soltanto calcio. Per noi il calcio è scuola di vita, è scuola di vita significa anche che tutti devono far parte. Spazio infine al SIA Street Food, formula vincente dove il cibo e il gusto sono stati al centro dell'attenzione dei visitatori, dove è stato possibile degustare prodotti di qualità.